Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere una novità L'Oreal, sono gli illuminanti della linea Accord Parfait. Della linea Accord Parfait era uscito il fondotinta un bel po' di tempo fa. C'era il vecchio fondotinta e il nuovo fondotinta. Adesso sono usciti della Accord Parfait gli illuminanti, quello liquido e quello in polvere. Intanto vi faccio vedere quello liquido, che è questo qua. La confezione è rosa, vedete, highlighter. Allora, è un illuminante liquido 3 in 1 che leviga, sfuma e ovviamente crea punti luce. Io ho preso il 301R/C, rosato freddo. Ce n'era anche un altro, però mi è stato consigliato questo. Sono 30 ml di prodotto e 12 mesi dall'apertura. Allora, qui l'applicazione. Qui dietro spiega l'applicazione. Vedete, si applica qui, qui, qui e qui. Allora, in pratica, qui, qui e qui per aprire lo sguardo. Allora, qui per accentuare gli zigomi. Qui, qui e qui per creare simmetria fra le due parti. Poi, questi vediamo un po' se riesco a farveli vedere, sono gli ingredienti. E questo è il colore, come vedete brilla parecchio. E questo è l'effetto sfumato. Vedete la differenza con l'altra parte della mano? Si vede la differenza. Qua non ho messo niente, qua l'ho messo e qua non ho messo niente. Si vede la differenza. Molto più luminoso. E questo è l'illuminante liquido. Adesso veniamo all'illuminante, il 302R/C Rose Glacé, che è quello invece in polvere. In pratica le caratteristiche del prodotto sono le stesse, nel senso dove si applica sono le stesse, quindi non sto a rispiegarvelo, basta che riesca ad aprire. Che infatti anche qua dietro spiega dove lo dovete applicare. Però anche questo è un rosato freddo. Sono 24 mesi dall'apertura e sono 9 grammi di prodotto. Allora, questo liquido erano 30 ml di prodotto, questi invece sono 9 grammi. Allora, la scadenza di quello liquido sono 12 mesi, questo invece, siccome è in polvere, 24 mesi. Come vedete, è divisa in 4. Aprite, qua c'è la palettina. E questo è il risultato. Allora, io in questo caso, per la maneggevolezza e perché non mi piace tanto questa, quindi forse sarebbe meglio
usare un kabuki, preferisco l'illuminante liquido, ma solo per questo, perché più o meno il risultato è uguale. Magari mischiarli tutti e due, e credo che proverò anche a fare questo. E devo ammettere, diciamo, che come prodotti li trovo molto belli, veramente crea i punti luce. E quelli, se non mi sbaglio, costano tutti e due 15,30. Poi, un'altra cosa proprio sporadica che ho preso, che però ne voglio riprendere ancora, sono i nuovi rossetti di Giorgio Armani, e sono i Lip Magnet. Io ho preso il 501 eccentrico, però devo ammettere che sono una bomba, questi rossetti sono una bomba. Allora, intanto vi faccio vedere prima le caratteristiche. Allora, sono 3,9 ml di prodotto, 12 mesi dall'apertura. Gli ingredienti sono questi. Allora, questo rossetto vuole creare un effetto seconda pelle, ma con un colore matte intenso. Io ho preso il 501, che si chiama eccentrico, e costa 31,60. Questo è il colore. Si assomigliano alle... Questo si avvita. Non è magnetico come gli altri rossetti. Almeno si chiamano Lip Magnet, però in realtà non sono magnetici, perché mi ricordo che gli altri rossetti di Giorgio Armani l'apertura, chiusura era magnetica, quindi bastava che avvicinavate e poi si chiudevano da soli. Certo, era sempre meglio controllare se si chiudessero bene, però. E questo è il colore, come vedete, un bel pugno nell'occhio. Ovviamente si deve ancora asciugare, però mi piace un sacco il colore. Voglio vedere gli altri colori, ma veramente mi piace molto questo. Questo colore a Natale è un pugno nell'occhio. Ma a me piacciono tanti colori così. Mamma, ecco, mi piacciono. Allora, alla profumeria Tiso mi è stato regalato anche il mini rossetto di Diego Della Palma, il numero 42. Poi mi è stata regalata della Collistar la Art Pen, quella per fare tutte le decorazioni sulle unghie, più o meno così. Ottima cosa. E questo è tutto quanto. Allora, io sono rimasta veramente
folgorata dal rossetto di Giorgio Armani, questi lip magnet. Questo colore mi è piaciuto tantissimo, voglio provare anche gli altri, anche se costicchiano. Poi mi sono piaciuti questi illuminanti, questo e questo. Veramente molto belli. E quindi credo proprio che li sfrutterò per bene. E con questo vi saluto, un bacione a tutti, ciao!